Claudio Martelli, 43 anni, milanese, sposato con due figli. Laurea in filosofia dopo studi brillanti al liceo Carducci di Milano. Qualche anno di cattedra, poi la politica. Dal 66 nel PSI a Milano, accanto a Craxi, milanese in ascesa. Segretario del partito a Milano, responsabile della cultura, capogruppo in comune. Poi dal Midas, il congresso della consacrazione di Craxi, il salto verso Roma. Gli affidano la cultura e lo spettacolo. Adesso, da quasi 4 anni, è vice segretario unico del PSI, mentre il segretario è a Palazzo Chigi. Dicono che il PSI è il partito italiano che è cambiato di più, è il congresso di Rimini e è lì per dimostrarlo e che di questo cambiamento i maggiori artefici sono Craxi e lui. Quando vuole è duro e sprezzante, ma sa anche essere confidenziale e allegro, apprezza molto la cultura e forse l'amicizia, ma la politica prevale su tutto. Il rapporto con Bettino è la bussola della sua vita, politico a tempo pieno, senza grandi hobby, pragmatico e concreto, voce profonda... Piglio ora didattico, ora nervoso, ora suadente, ora brusco. Piace, dicono, anche molto alle donne. Ai politici invece non fa molto per piacere. Gli basta essere capito e le critiche non l'hanno mai fermato. E nel partito qualcuno non lo amava e forse non lo ama ancora, ma nessuno, soprattutto ora, pensa di poter fare a meno di lui. Ecco, onorevole Martelli, per più di tre anni e, me tre anni e mezzo circa è stato vice segretario unico del PSI con Craxi a Palazzo Chigi. Qual è stata la difficoltà maggiore in questo ruolo? Crederci. <ride> ecco, ma in che cosa questa esperienza l'ha cambiato di più dal punto di vista del rapporto con la politica? Beh, è stata di gran lunga l'esperienza più importante sul piano politico, professionale, rappresentativo che abbia fatto. È presto per dire che cosa abbia cambiato dentro di me. Sicuramente molto, ma me ne accorgerò probabilmente nei prossimi anni. Ecco, ma questo vale anche dal punto di vista umano? Oppure qualcosa è chiaro? Penso di sì. In generale tutti questi anni di, di esperienza politica mi hanno molto cambiato, ritengo. Ecco, eh, come An questo rapporto più diretto col partito, l'ha cambiato anche umanamente o no? Ma questo io per la verità ce l'ho da tantissimo tempo, so che molti dicono che io conosco poco il partito, ma sono uno dei pochi che lo gira in realtà da vent'anni in lungo e in largo, da nord a sud, da est a ovest, e credo di sapermi immergere tanto nelle cucine in cui le cuoche socialiste fanno il risotto al festival in avanti, quanto in un convegno culturale o in una crisi politica. Ecco senta, ma qualche volta in questi quattro anni si è sentito solo, cioè un po' abbandonato, al craxi Presidente del Consiglio più che segretario? Qualche volta sì, ma non a lungo per la verità. E quando? Beh, eh, tutte le volte in cui, come dire, l'esigenza immediata del partito era quella magari di una presa di posizione e quella della coalizione del governo. Era invece di moderare toni, termini e trovare subito un compromesso. Ecco, ma per esempio sul nucleare, per fare un esempio concreto, si è sentito, si è sentito un po' lasciato solo all'inizio o no? no all'inizio, effettivamente, eh, eravamo pochi nel partito convinti che si dovesse prendere una posizione eh, rigorosa e grossomodo la stessa che è stata assunta in Europa da tanti partiti socialdemocratici e socialisti e poi però appena si è cominciato a parlarne si è visto che proprio sul terreno della scelta nucleare energetica, ambientale, ecologica come quella sulla giustizia eh, rinasceva anche una partecipazione, una mobilitazione, una discussione nella base del partito che languiva invece da un po' di tempo Ecco, Craxi al congresso l'ha ringraziata più volte per quello che lei ha fatto nel partito e, per il partito e per, e per il governo però ha concluso Dicendo che al partito tutto va bene anche se con otto puntini di sospensione. Ecco, anche se cosa? Beh, per la verità, Crax si è anche aggiunto, anche se lo lascio dire ai segretari di federazione che sanno meglio di me, eh, quanto poco la stessa unità politica che c'è nel partito, nelle federazioni locali e regionali, abbia cambiato anche stili sbagliati o comportamenti non più giustificati. Ecco, ma lei si sente un po' responsabile di questo? Anche se. Certamente lo sono anch'io come lo siamo tutti, eh, mi rimprovero di non aver fatto abbastanza per migliorare le cose. So che gli ostacoli sono grossi, credo che ci voglia un segretario con l'autorità di un'elezione diretta dal Congresso e un gruppo dirigente determinato e non poteva bastare certo un vicario per affrontare problemi di questa portata. Ecco, se tale a Rimini aveva parlato. Anni fa di un'autoreforma un del partito, poi non se n'è fatto più nulla. E perché non serve o perché? Beh, nulla non è vero. Si Poco. sono fatte alcune cose importanti, a cominciare dalla elezione diretta del segretario, dal congresso, che lo ha sottratto alle mediazioni e ai contrapesi correntizi. Altro che si è fatto, a parer mio importante, è stato quello di cambiare il volto e l'immagine del partito. Basta guardare il volto e l'immagine dei socialisti di dieci anni fa e quello di oggi per rendersi conto dei cambiamenti. Il resto appartiene a una sfera che non è solo socialista: sono i cambiamenti istituzionali, riduzione delle preferenze, per esempio, riduzione dello spazio eccessivo che i partiti hanno nella società e nel civile, fermare i partiti alla soglia delle responsabilità pubbliche e istituzionali. Ecco, Crax ha parlato di un possibile congresso straordinario del partito, per parlare di organizzazione. Ecco, vuol dire anche che questo, anche se comprende anche quello che si definisce normalmente la questione morale o no? certamente riguarda anche questo. Ecco lei ha parlato della questione morale. A proposito della questione morale ha detto l'illegalità diffusa non è un problema del PSI, ma è un problema della società e dello Stato. Perché? È un problema di tutti i partiti ed è un problema della società e dello Stato in questo senso. Noi abbiamo un sistema politico democratico nei quali i partiti sono tutto, si occupano di tutto e fanno tutto. Non si limitano a formare le decisioni e a scegliere il personale politico interferiscono poi direttamente sulla vita istituzionale, sulle scelte dei governi ed anche sulla pubblica amministrazione. Ora, mentre le pubbliche amministrazioni devono essere imparziali per definizione, uguali davanti a tutti i cittadini, i partiti sono portatori di parzialità, di interessi, di punti di vista che sono legati a una parte. Finché c'è questa sovrapposizione c'è anche la base, ci sono le radici. Della questione morale, le radici di corruzione, di affarismo e di clientelismo. Ecco, lei a proposito ha detto anche però che in un partito che si rubi è grave ed è male, ma che in un partito ci si ammazzi o ci si leghi alla grande criminalità per soldi e per potere è infinitamente più grave. Ecco, ma a chi si riferiva? Mi riferisco agli scandali che per la verità stanno sui giornali, anche se magari confinati in poche righe, quando nello stesso partito un candidato assessore ammazza l'assessore in carica per subentrargli o quando come in Calabria i giudici formulano specifici atti d'accusa verso esponenti di un determinato partito o lo stesso è accaduto in Sicilia mi pare che siamo in una dimensione di problemi infinitamente più grave più amorale di quelli che si imputano, che, si imputano che pure sono gravi anche quelli benintesi l'affarismo, la corruzione locale ecco però se i, part se i partiti sono a questo punto in che modo possono essere ancora uno strumento di democrazia e di decisione nella società complessa? Se li si ferma alla loro giusta funzione, che è quella di grandi orientamenti ideali, di organizzare interessi, di formare decisioni, di selezionare il personale politico, ma si sbarra la strada rafforzando le istituzioni e fondandole direttamente sul consenso dei cittadini anziché sulle mediazioni partitiche. Allora, se si rafforzano le istituzioni, si dà più potere ai cittadini, si riduce anche il potere dei partiti e soprattutto la loro invadenza negli spazi non propri dell'iniziativa partitica. Ecco, ma il personale politico però come è selezionato? Non, non fra i migliori, certamente. Beh, in in generale... questa situazione, no, non è, io non credo che, che ci siano uh, soltanto i peggiori, no, al certo contrario, no, insomma... forse ha ragione chi dice che modo la classe politica rispecchia il paese reale. Eh, in questa situazione i partiti selezionano il personale adatto a mantenere in vita questo, questo tipo, tipo di partiti. Se i partiti servissero a candidare eh, davanti all'opinione pubblica un sindaco eletto direttamente, un presidente di regione eletto direttamente, un presidente della Repubblica eletto direttamente, saremmo in una condizione diversa. Ecco, appunto, a questo proposito, molti dicono eh, <coughs> che a Rimini il Partito Socialista ha configurato un nuovo sistema istituzionale, più o meno, concepito e usato appunto un po' contro i partiti. Un, un sistema che sia. Contemporaneamente, Grimaldello e medicina di una situazione politica bloccata. È corretto questo? Beh, è una rappresentazione, come dire, un po' giornalistica, non è che sia sbagliata. La nostra riflessione tiene molto più conto della continuità della democrazia italiana. Noi pensiamo che la nostra sia una democrazia in sviluppo, del resto è giovane, ha solo 40 anni di esistenza. Nelle democrazie in sviluppo è normale che i partiti dilaghino, abbiano uno spazio eccessivo. Ora, però, la società è cambiata, i cittadini sono maturi e consapevoli e sono in condizione non soltanto di delegare le loro scelte al partito che votano in ogni elezione, ma di decidere essi direttamente in prima persona quale governo, quale presidente, quale Costituzione, quale programma. Quindi quello che noi pensiamo è di allargare i diritti dei cittadini per rendere più governante e governabile la nostra democrazia. Ecco e lo strumento di questo allargamento fa del Partito Socialista un po' un partito di lotta e di governo che usa lo strumento del referendum. Abrogativo oggi e propositivo domani, come strumento di democrazia diretta che salta un po' partiti e Parlamento. Guarda di tutti i partiti italiani sono di lotta di governo, lo è persino la democrazia cristiana che ha il governo da 40 anni eppure ha provocato due referendum, forse i più importanti, che poi ha perso, sul divorzio e sull'aborto. Lo è il Partito Comunista che, appena uscito dalla maggioranza di solidarietà nazionale, provocò un referendum addirittura sui salari, e lo siamo certamente anche noi che abbiamo garantito la miglior governabilità da tanto tempo a questa parte e però la nostra governabilità è per cambiare, non è per tenere le cose ferme. E quindi noi abbiniamo cambiamento, movimento, iniziativa referendaria e responsabilità di governo. Ecco, ma se questo che si è detto a, Ri a Rimini si aggiunge, se <coughs> a questo si aggiunge anche la proposta di elezione diretta del capo dello Stato, siamo praticamente alla seconda Repubblica oppure sbaglio? Siamo certamente in una Costituzione diversa da quella che c'è oggi e alla quale noi vogliamo arrivare, avvicinando l'Italia al modello democratico delle grandi democrazie occidentali. Ecco, molti a Rimini hanno sostenuto che destra e sinistra ormai non esistono più e che i problemi e i programmi e le maggioranze nella prossima legislatura si faranno appunto sui programmi. Lei è d'accordo? Ma mi sembra un po' troppo semplicistica questa impostazione. È vero che destra e sinistra di tipo tradizionale non parlano più in questa società o non più in modo così chiaro come nel passato però rispetto a problemi e programmi si ripropone o riproduce uno spartiacque magari diverso dal passato tra destra e sinistra forse non è sempre lo stesso si dice per esempio i referendum sul nucleare sarebbero Trasmesso. una chiave dell'alternativa così non è, il partito comunista era contro i referendum e nel suo congresso fece una scelta pro nucleare, non antinucleare, quindi sono affermazioni un po' superficiali queste. Ecco, ma si può dire mi può dire lei quali sono allora oggi le forze politiche e sociali conservatrici in Italia secondo il suo schema? Sì. Ma sono abbastanza trasversali, sicuramente eh, è su una posizione conservatrice la destra parlamentare. Una parte consistente della Democrazia Cristiana è su posizioni conservatrici. Quando Promosse il referendum per impedire la politica dei redditi e di risanamento del governo in carica, il Partito Comunista fece una scelta conservatrice e fa una scelta conservatrice ogni volta che si aggrappa alla sua identità anziché aprirsi a nuove possibilità e alle, alla costruzione di eh, situazioni diverse nel nostro Paese. Ma i progressisti chi sono allora? Beh, sicuramente lo sono i socialisti. Tutti. Lo sono. Beh, non escludo che ci siano dei conservatori anche in casa nostra, ma l'indirizzo fondamentale, il movimento che il partito ha impresso all'insieme della società, il modo con il quale ha governato, rivela che è un partito progressista. Lo sono anche altre forze minori. Vi sono sponde progressiste tanto nella democrazia cristiana quanto nel partito comunista. La differenza è che lì si mescolano con pesi e con influenze conservatrici molto ma molto maggiori di quante non ci siano in casa nostra. Ecco, ma in questo quadro per questo per bisogna esempio, ridisegnare. Ecco, ma volevo sapere in questo quadro, per esempio, un movimento come Comunione e Liberazione, lei come lo considera? Progressista <coughs> o conservatore? Beh, io penso che il movimento di Comunione e Liberazione si sforzi di affermare una visione in un certo senso integrale del cattolicesimo nella società contemporanea, però muovendo dalla coscienza che quel mondo, il mondo cattolico legato integralmente ai propri valori, è minoranza nel nostro paese e quindi non più con la pretesa di imporre a tutto il popolo, a tutti i cittadini, quel punto di vista. E in quanto tale lo rispetto, anzi, mi è utile come punto di riferimento di valore perché è possibile un dialogo sul terreno dei valori. Ecco, ma il socialismo di cui ha parlato lei a Rimini. È fatto di valori liberali, cristiani, radicali, perfino risorgimentali. Ecco, ma i valori socialisti quali sono? Il valore socialista è la libertà di tutti. È il discrimine fondamentale tra chi ha una concezione egoistica della libertà borghese, se si vuole, e cioè di una libertà limitata a ceti e categorie privilegiate, e chi viceversa è disposto ad affrontare tutte le lotte necessarie per far sì che la libertà sia di tutti. E non di una parte soltanto della società. Ecco, però, a e questo proposito... è il socialismo: la libertà di tutti, e specie di quelli che la libertà non hanno, cioè degli oppressi, degli offesi, dei deboli, degli esclusi, degli emarginati. Ecco, però, a proposito di. Eh, Ma io intendevo egoismi... soltanto su quel punto di eh, chiarire che il socialismo non è altro rispetto alla libertà, non è un contrappeso alla libertà, è lo sviluppo della libertà. Ecco, lei però ha insistito molto a proposito di egoismi sull'individualismo. Ecco, non pensa che ci sia una connessione tra la sua visione dell'individualismo e la proiezione nell'egoismo. Proprio no, l'individualismo di cui parlo è un criterio di giudizio. Mi pare impossibile ormai in una società come la nostra, appunto fatta di gente matura, di cittadini consapevoli, che le scelte possano essere prodotte eh, da delle sigle. Allora si sommano sigle di partito, sigle di sindacato, sigle di corporazioni e si compone così una maggioranza. A parer nostro il riferimento moderno è un criterio di giudizio individuale. L'individualismo in questo senso è metodologico, okay. cioè è il modo con il quale affrontare i problemi di tutti in una società complessa. Senta, Rimini, sia Craxi che lei avete parlato di un'immagine distorta del PSI nella società. Lei ha attaccato personalmente due giornalisti, Gian Paolo Panza e Giorgio Bocca della Repubblica. Rei di essere dei pettegoli tutori, sono parole sue, della moralità pubblica. Non le sembra di aver esagerato? No. No, no, io non ho detto che sono pettegoli tutori della moralità pubblica, che sono pettegoli nel spettegolare dei socialisti, ma mi pareva un rimprovero tutto sommato affettuoso, se no non li avrei chiamati tutori, riconoscendogli quindi una qualche funzione. Ho visto che la reazione è stata una reazione inviperita e mi spiace, la trovo del tutto ingiustificata. Ma non si pente un po'? No. Senta, ma non può essere semplicemente che loro la vedono in un modo diverso da lei. Ma questo è possibilissimo, e, certo. E lo dicono. Fanno benissimo a dire le cose come le vedono, e faccio bene anch'io a dire il mio parere. Però... Senta, ma allora se lei dovesse, scri... dovesse Anche scrivere. Anche quando Dove... sento che il mio partito è, come dire, troppo spesso, troppo ingiustamente a parere di quello che si fa rispetto ad altri, chiamato sul banco degli accusati come se fosse il solo responsabile di una certa degradazione che c'è nella vita pubblica del Paese. Senta, vabbè, ma forse il socialisti non si aspetta meno. Per questo, questo è cioè, vero, un amore, in questo è E in questo senso accetto anche come dire, le contestazioni più, più cattive, e purché non abbiano questo carattere unilaterale. Ecco, ma allora mettiamola così: se dovesse scriverlo lei un articolo di commento critico sulla Repubblica al congresso di Rimini, su quali elementi punterebbe? Mi pare che stia suggerendo un'idea al direttore in questo caso. <ride> se ci ascolta. Uh, ma naturalmente, di un congresso si possono sempre vedere le luci e le ombre. Mi pare questo. Opinione comune, uno dei migliori, forse il più bel congresso fatto dal Partito Socialista in 40 anni. Intanto è la prima volta che i socialisti arrivano uniti, anzi unanimi, e che discutono di questioni, di problemi, di argomenti all'interno di una visione o di una strategia tutto sommato unitaria, ma con grande libertà di giudizio e anche di critica nei confronti dello stesso Crax. Insomma, allora questo articolo critico non lo scriverebbe? Beh, in questo caso scriverei <ride> un buon articolo eh, su un buon congresso. Senta. Senta ehm... Oggi però in questo PSI craxiano, monolitico, quasi senza opposizione, qual è il difetto più grande se ce n'è uno? Beh, resta un'insufficiente capacità di, di, di apertura all'esterno, anche se molte cose sono cambiate. Resta una struttura fragile. Ci sono le ombre lunghe di, di, di vizi anche del passato, di burocratismo, in parte di clientelismo. Ci sono state anche da noi, come in altri partiti, forse meno che in altri partiti, scorrerie di tipo affaristico e quindi il lavoro da fare per rigenerarlo c'è ed è giusto pensare anche a un congresso organizzativo che si concentri su questo obiettivo. Ecco, e la qualità invece irrinunciabile di questo nuovo PSI? Beh, a me pare che siamo davvero quello che ci eravamo promessi di essere, partito dei moderni e partito di popolo, legati a grandi obiettivi. Per esempio la valorizzazione moderna, contemporanea dell'idea di nazione, il ruolo del nostro Paese nel sistema delle relazioni internazionali. Questo va scritto a metodo del PSI e dell'iniziativa di Craxi al governo del Paese. Senta, ma un eccesso di culto della personalità del capo è o no un rischio del PSI di oggi? Se ci fosse sarebbe un rischio. Che ci sia grande riconoscenza nei confronti di Craxi è naturale, mi certo. pare. E non mi pare che Craxi ne abbia approfittato in questo congresso. Abbiamo votato del resto a scrutinio segreto, che è la miglior prova e se il 90% dei compagni ha sentito di confermargli la fiducia individualmente spontaneamente mi pare che questo non possa essere scritto a culto della personalità ma a un bilancio realistico di quel che crack si è fatto che come io ho detto è almeno al 70% un buon risultato Senta lei a Rimini ha avuto un grande successo politico e anche personale personale per un'accoglienza, perché un'accoglienza così forse non l'aveva mai avuta che effetto le ha fatto? Soprattutto alla fine del suo discorso Beh, a Rimini per la verità l'avevo già avuta, è un'accoglienza così. Sì, ma non era un congresso. E eh, la più grande soddisfazione per chi ha lavorato nel partito e per il partito è stata proprio quella. Non ecco, successo politico invece l'ha avuto perché il Congresso ha dimostrato che i referendum voluti soprattutto da lei sembrano essere l'arma vincente per il PSI in questo lungo braccio di ferro. Con la democrazia cristiana di Demita, soddisfatto di questo? Guardi non è che io sono sull'arma vincente rispetto alla democrazia cristiana, penso che sia un'arma vincente nella democrazia italiana quando si tratta di affrontare questioni come quelle della giustizia o del nucleare che sono questioni di principio e che sia un'arma vincente nel futuro, infatti questo l'abbiamo detto, se si vuole dare una, una spinta al rinnovamento istituzionale che da sé solo in, con questi partiti e in questo Parlamento di strada non ne fa. Ecco, lei comunque contro Demita ha pronunciato una vera e propria requisitoria accusandolo di non essere un uomo d'onore. Lui o tutta la DC? Lui. Ma non per la verità, parafrasando un po' scherzosamente certo. la struttura drammatica del Giulio Cesare, ho ricordato i diversi passaggi nel corso dei quali Demita eh, ha prima richiesto le giunte di pentapartito. Per garantire la stabilità di Craxi, poi sempre per garantire Craxi ha chiesto un, un democristiano al Curinale, poi il terzo anno di legislatura ha chiesto la presidenza del Consiglio per la DC. Poi, quando gli abbiamo detto che eravamo disposti anche a votare il candidato unico, cioè Andreotti, come nuovo presidente del Consiglio, a quel punto ha sollevato la pregiudizia dei referendum. Insomma, sembra proprio che Demita il governo Andreotti o il governo democristiano di fine legislatura non lo voglia fare. E quindi è lui che non mantiene onore ai patti. Eh, ma il ai governo tante Andreotti non l'avete voluto fare voi o lui? Lui non l'ha voluto fare, poiché il governo Andreotti tuttora si potrebbe fare un governo che. Affrontasse questa parte finale della legislatura. Certo non si può fare un governo a guida democristiana e contemporaneamente pretendere che si abroghi i referendum già indetti e già convocati, che si cancelli un diritto costituzionale. Sì. Ma questa è una, ripeto, una pregiudiziale del tutto improvvisa, del tutto inaspettata. Senta, ma quella che avete usato, lei è e craxi contro Demita, non è un po' la stessa tecnica che voi rimproveravate ai comunisti? Di usare contro di voi e di distinguere tra buoni e cattivi socialisti, perché adesso vale, prima non valeva? È vero che noi molte volte ci siamo trovati contestati come singoli o come gruppo dirigente mentre si voleva salvare il Partito Socialista, ed è vero che in questa circostanza noi non vogliamo logorare o distruggere il rapporto con la democrazia cristiana, certo con questa segreteria tutto è molto difficile. Sì, Zaccagnini però ha parlato di un inammissibile intrusione nella vita di un partito. Ma veramente sono anni che tutti si intromettono nella vita del partito socialista eppure noi non è che facciamo gli sdegnosetti e perciò cessiamo di parlare di politica. Noi contestiamo degli argomenti di Demita, non la persona, che non è quello che è in discussione, ma degli argomenti e un modo di fare politica e di trattare con gli alleati, che consideriamo sbagliato, nocivo e distruttivo. È più moderato qui che al congresso? No, al congresso, ripeto, ho fatto una... Uh, Un'elencazione uh, puntigliosa di tutti i passaggi lungo i quali Demita ha reso difficile il cammino di questa alleanza. Ecco, lei comunque è disposto, e lo ha detto, a trovare anche un'altra maggioranza per fare il referendum. Demita dice che questo è il segno dell'inaffidabilità definitiva del Partito Socialista. Noi abbiamo detto una cosa diversa, abbiamo riproposto per l'ennesima volta che la democrazia cristiana faccia un governo di fine legislatura senza avanzare la pregiudiziale dei referendum e poi abbiamo detto se la DC invece continuerà in questo modo a sprezzare il diritto dei cittadini e anche le ragioni dei suoi alleati a cominciare dai socialisti vedremo nel Parlamento quello che accadrà qual è la Quindi volontà è del a... Parlamento non una maggioranza parlamentare per fare un governo ma se c'è una disponibilità maggioritaria una volontà maggioritaria nel Parlamento per garantire il diritto dei cittadini se poi nel Parlamento non si vogliono garantire i diritti dei cittadini e neppure il diritto del Parlamento a non farsi sciogliere dall'onorevole De Mita, andremo davanti agli elettori a chiedergli più forza perché queste cose non si ripetano più. Senta, ma come si fa a governare con una maggioranza e fare il referendum con un'altra? Ma è sempre accaduto in Italia. La democrazia cristiana governava con noi socialisti e faceva referendum sull'aborto e sul divorzio, sui quali sapeva benissimo che noi eravamo contrari. Il partito comunista ha fatto un referendum sui salari addirittura. Quindi non vedo. Improvvisamente nasce lo scandalo dei referendum. Se li fanno i democristiani e i comunisti va tutto bene, se sono socialisti, radicali, ovvero. A promuovere il referendum diventa la catastrofe, la rivoluzione, qualcosa di incontrollabile che bisogna frenare a tutti i costi. Sì, questo è comunque, non è accettabile. Comunque l'invito alla sedizione in casa democristiana non ha funzionato. Ma noi non abbiamo fatto nessun invito beh, alla sedizione. Insomma, Ma beh, poi se non mi pare che Andreotti, seguire. Forlani siano dei sediziosi o dei sovversivi. Sono gente sì, però, moderata insomma, però e di grande stato, esperienza. Era stato fatto questo invito. C'è sempre la speranza di fronte a chi ha un atteggiamento più duro o più ruvido che i suoi colleghi o compagni di partito che hanno magari più esperienza siano. Più capaci di moderazione. Quindi non era un invito alla sedizione. Ma no, ecco Ma c'è oggi, secondo lei, un conflitto tra il presidente della Repubblica Cossiga che ha eh, rinviato Craxi alle Camere e l'ipotesi di ritirare da parte di Mita di ritirare la delegazione democristiana al governo? Ma io mi auguro che questo non lo fanno, anche se sarebbe in realtà un gesto platonico, perché senso, il governo no? è già dimissionario, a ritirargli sopra i ministri democristiani. È una forzatura, è un platonismo negativo, eh, ostile, ma inefficace e insignificante dal punto di vista di fatto. Credo che ci sia effettivamente, in base ai fatti, una valutazione diversa del Presidente della Repubblica e del Segretario della Democrazia Cristiana. Ecco, Speriamo pa che nonostante le votazioni diverse, poi non succeda la stessa cosa. Cioè? E che appunto il Presidente della Repubblica faccia come il Segretario della Democrazia Cristiana suggerisce. Senta, ma lei crede che sia vera l'unità intorno a De Mito nella Democrazia Cristiana? Non lo so, ma nei partiti le unità sono sempre legate a delle politiche, a dei risultati, spesso a quelli congressuali e naturalmente più importanti ancora a quelli elettorali. Senta, ma il più restio a seguire di Mita, comunque in questo periodo sembra essere Andreotti, che è il vostro interlocutore privilegiato in questo momento. Ecco, ma non è quello stesso Andreotti Belzebù di cui parlava Craxi un tempo? Senta, per difendere il diritto dei cittadini italiani a fare referendum già convocati noi faremo un accordo anche con Belzebù. Senta, questa crisi sembra però incredibil contemporaneamente incredibilmente complicata e incredibilmente semplice. È semplice. Molti È pensano semplice. però che in realtà Crax e Demita vogliono tutti e due le elezioni ma nessuno dei due lo vuole dire per primo No, noi non vogliamo le elezioni, questo non è vero per tanti motivi ne dico uno credo che credo sia più che sufficiente noi vogliamo che Craxi, da segretario del Partito Socialista affronti i problemi di riorganizzazione, di lancio, di proiezione di questo partito e abbiamo tutto il tempo di farlo, di prepararci per tutto questo anno sino alla scadenza naturale della legislatura vi sono poi i problemi di governo che hanno bisogno di una continuità d'azione 400 iniziative di governo che giacciono Ma... davanti al Parlamento ma oggi la sua sensazione qual è? Che si faranno o no queste elezioni? È difficile a dirlo. E pronunciarsi in questo momento in un senso o nell'altro eh, aiuta una soluzione o nell'altra. Il nostro desiderio è di dare continuità e stabilità all'azione di governo e di fare i referendum. Ma voi accettate qualsiasi, qualsiasi proposta quindi? Beh, non esageriamo. No. Accettiamo l'idea di un referendum. governo a guida democristiana per la fine della legislatura purché si facciano i referendum. Ecco ma se dopo le elezioni i dati elettorali non cambiano molto, pensate di tornare a governare con la Democrazia Cristiana o nel vostro futuro oramai c'è il Partito Comunista. Guarda, nel nostro futuro c'è il Partito Socialista. Sì, ma insomma da soli e soprattutto beh, da soli intanto abbiamo dimostrato di saper rappresentare cose importanti. E poi non siamo soli, nel senso che si sta profilando, determinando una convergenza socialista, democratica, laica, radicale, molto importante. Per quel che riguarda il futuro delle alleanze, ciò dipende da come si conclude questa legislatura, dall'esito del voto, da chi converge su un progetto riformatore più avanzato di quello sin qui sperimentato. Senta, a proposito del Partito Comunista, lei a Rimini ha detto che non abbiamo richiesto a Biure neppure suggerito esami ulteriori e più armi per mettere alla prova l'evoluzione comunista. Ecco, in due parole, cosa voleva dire? È un messaggio, preciso, è un messaggio molto semplice. Quello che abbiamo detto al Partito Comunista è che noi abbiamo da offrirgli una cosa sola, che è una prospettiva vera ed è la prospettiva di ricomporre insieme l'unità del movimento socialista italiano nel movimento socialista europeo, nell'internazionale socialista democratica e cioè di superare, visto che lo sono nei fatti, di superare anche formalmente le ragioni della scissione di Livorno creando il grande partito socialista, democratico, riformatore. Ecco, lei a Rimini ha anche detto noi rinunciamo alla fede cieca ed entusiasta nel progresso obbligatorio e ad ogni costo. È un po' un ritorno all'austerità berlingueriana o no? No, non è quello. L'austerità berlingueriana aveva come dire, una, un carattere quasi antagonista all'idea dello sviluppo e del progresso tecnologico. Noi siamo soltanto allarmati rispetto a quelle tecnologie che si muovono al limite tra la vita e la morte, al limite della sicurezza per l'umanità. E rispetto a questo. Ecco, ma quindi non è per questo allora che lei preferisce San Francesco a Garibaldi come italiano eh, numero 1. questo è una, eh, come dire, nessuno può farci nulla le proprie propensioni o simpatie personali. Io ho sempre amato molto San Francesco per un complesso di ragioni, le ho già dette, perché la sua vita trovo che parli al cuore della gente anche oggi, degli italiani e dei non italiani, e in giro per il mondo è l'italiano di gran lunga più conosciuto e più amato. Ecco, Demita, però, ha detto che l'ADC è oltre San Francesco. È probabilmente vero, loro sono andati oltre San Francesco, sono arrivati a Prodia, Viezzoli, eccetera. Senta, il premio Nobel Rubbia, nel dirsi antinucleare, si è dichiarato anche contro i rischi della manipolazione genetica e a favore dell'intervento della Chiesa. In tema di fecondazione artificiale. Ecco, lei cosa pensa di quest'ultimo documento della Chiesa? Ma io penso in generale, questo che eh, con tutto l'amore per il progresso e per ciò che il progresso ha rappresentato per gli uomini, oggi il progresso tecnico eh, attocca delle possibilità inaudite nel passato, delle possibilità relative all'ingresso alla vita, relative all'esito dalla vita, delle possibilità di manipolazione dei geni e di manipolazione del genere. Rispetto a questo credo che prima di tutto non si possa lasciare la scienza, come dire, nella sua separatezza. I cittadini devono essere informati, capire, conoscere, poter discutere e valutare. E in generale credo che occorra una pausa di riflessione, perché siamo oltre una misura e un limite. E quindi anche chi non è religioso o credente, ma ha una concezione laica di ciò che è sacro, deve avere questa coscienza della misura e del limite. Senta, mentre voi facevate il congresso il Papa era in Cile da Pinochet. Ecco, lei complessivamente come giudica questo viaggio? Pensa che aiuterà o no la caduta del, di Pinochet? Questo non lo so, me lo auguro. Mi è parso un viaggio drammatico per tanti aspetti e del resto corrispondente alla missione, eh, vorrei dire, durissima, missione pastorale durissima che questo pontefice si è assegnato. Io penso che comunque è rimasto il segno di, di una solidarietà. Un rifiuto della violenza, anche se poteva essere forse motivato in modo diverso, nell'un caso o nell'altro, quella di Stato e della repressione e quella di chi si rivolta e di chi si ribella. Ma credo che un segno comunque d'amore per queste tribolazioni del popolo cileno sia rimasto e che questo sia qualcosa che riscalda i popoli. Ma cuori. lei, complessivamente, come giudica questo Papa? Beh, è un grande Papa, non ve dubbio, un Papa missionario e per certi aspetti un guerriero in nome eh, della sua fede. Naturalmente non condivido tutto quel che dice, ma c'è un punto di convergenza importante dal mio punto di vista, e cioè che si muove sul terreno dei diritti umani. La sua predicazione non è tanto in nome di certezze dottrinarie, o comunque di queste io non mi occupo. Ciò cioè di cui mi occupo è la convergenza possibile sul terreno della difesa dei diritti umani ovunque nel mondo, che si tratti del diritto al lavoro, che si tratti del diritto alla libertà, all'indipendenza dei popoli. Ecco, torniamo un momento al... O che si tratti di nucleare. Torniamo eh, a prima del congresso. Nel PSI la sua posizione di numero due sembrava un po' insidiata. Ecco, adesso, dopo il congresso, si sente più sicuro nel suo ruolo oppure no? Senta, io ero pronto a scambiarmi la maglietta prima, sono pronto anche adesso, non è questo il problema. Sono vent'anni che lavoro con Craxi nel Partito Socialista, eh, non ho nessuna intenzione di cambiare mestiere, sono sicuro che un posto di combattimento ce l'avrò sempre. E sono felice per l'accoglienza che mi è stata riservata e per le parole che mi ha detto il segretario. Senta, ma per lei personalmente il ritorno di Craxi al partito cosa significa? Beh, un po' me l'ha detto. Ma... Sarò un po' meno solo. Senta, le faccio un'ultima domanda, un po' un gioco come si faceva da bambini. Se lei non fosse quello che è, chi vorrebbe essere? Mi piacerebbe essere Maradona certe volte, sì.